Per la 14ª edizione la vecchia Parigi-Dakar ha lasciato spazio alla Parigi-Le Cap, una maratona di 12.500 km che taglia in due il continente nero da nord a sud e che si conclude non più a Dakar in Senegal come è stato per le prime 13 edizioni, ma a Città del Capo in Sudafrica. Prima della partenza i piloti ed i team italiani si sono ritrovati tutti insieme a Milano per formare una variopinta carovana in direzione di Parigi. Dopo il prologo di Rouen, dove per la terza volta consecutiva si impone il francese Charbonnel, la carovana della Parigi-Le Cap si trasferisce a Sète. Nel porto francese i concorrenti arrivano dopo un trasferimento di 800 km. La traversata verso il porto di Mistratà avviene durante la notte. La carovana sbarca in Libia il giorno di Natale. Il 26 dicembre parte la prima tappa africana che si svolge in condizioni atmosferiche pessime con pioggia battente, vento forte e un pesantissimo fango verso fine frazione. Al traguardo di Sirte si impone il francese Stéphane Peterhansel che conquista anche il primo posto nella classifica generale. Alle sue spalle Carlos Mas, pilota del team Yamaha Chesterfield, che precede l'americano Danny Laporte e Orioli. Pico è quinto mentre il favorito della vigilia, Ciro De Petri, giunge ventesimo staccato di 37 minuti e 20 secondi. Nelle auto vince a sorpresa la Mitsubishi di Oriol, che stacca le Citroën di Lartigue e Vatanen, rispettivamente di 2 e 5 minuti. Eccezionale prova di Ciro De Petri nella seconda tappa africana, la Sirte Sabah, svoltasi in pieno deserto libico. La prima guida del team Yamaha Chesterfield stravince e balza al comando della classifica generale. Al secondo posto si piazza Picard davanti a Sotelo e Wagner. Nelle auto, a sorpresa, il leader della classifica Oriol giunge undicesimo in ritardo di quasi un'ora sul vincitore di tappa, Valdegard. Secondo il rallista Sabi, al debutto nei grandi raid, che precede Servià e i sorprendenti Shinozuka e Schlesser. Grossi problemi per Vatanen, fermo lungo il percorso con una ruota rotta e non soccorso dal compagno Ambrosino che, a fine gara, giura di non averlo visto. Nella terza tappa la Sabah Wawel Kibir, De Petri controlla la situazione e giunge sesto mantenendo con facilità il comando della classifica. Vince Alcheron davanti alla Porte, Trolli e Orioli, un quartetto tutto cagiva. Nella generale il portacolori del team Chesterfield precede Alcheron e Laporte, mentre quarto è Peterhansel. Nelle auto Vatanen vince la tappa e riscatta in parte la debacle del giorno precedente. Non cambia la classifica con Sabi davanti a Servià, Shinozuka e Orion. I 520 km che portano a Tumu, tutti in prova speciale su un percorso insidioso e tormentato, fanno la prima vera selezione sia tra le auto che tra le moto. A farne le spese per primi sono i due piloti della Gilera, Picco e Medardo, che si ritirano. Il primo si frattura il polso sinistro in una caduta, mentre il secondo si perde dopo aver cercato di tagliare la pista e di evitare il terribile passo Mariage. Peterhansel e Laporte riescono ad aggirare la montagna e giungono primi al traguardo, ma in classifica resta leader De Petri davanti a Peterhansel e Laporte. Tra le auto si impone il re delle pietraie, Oriol, che balza al comando della generale. Con la quinta tappa, la nuova Dakar mantiene le promesse di gara dura, faticosa e difficile. Si affronta la speciale più lunga del ride, 738 km, tutti nel Teneré. Vittima illustre di questa frazione è Ciro De Petri, portacolori del team Yamaha Chesterfield che dopo una caduta arriva al controllo con più di un'ora di ritardo e con la clavicola destra fratturata. Per lui la Parigi-Le Cap è finita. Al traguardo di Dircou giunge primo Orioli, seguito da Picard, Alcheron e Laporte, che balza al comando della classifica generale davanti a Peterhansel. I primi due giorni dell'anno nuovo trascorrono senza scossoni in classifica, mentre il 3 gennaio si entra nella Repubblica Centrafricana con una tappa di 560 km di cui 151 di speciale. Mandelli arriva fuori tempo massimo col motore rotto, mentre a vincere è Charbonnel.
Nelle auto, vittoria di Vatanen davanti a Valdegar e Sinozuka, ma Oriol, con un quinto posto, mantiene il comando della generale davanti a Weber e Sinozuka. Dalla Repubblica Centrafricana si passa al Camerun. La tappa è caratterizzata da un lunghissimo trasferimento e da una speciale di soli 121 km su una pista sinuosa che porta i concorrenti ad addentrarsi per la prima volta nella foresta equatoriale. Orioli vince fra le moto, ma Peter Ansel, undicesimo, mantiene il comando della corsa. Ancora un lungo trasferimento e una breve speciale, appena 70 km, per la tappa che porta la carovana il 5 gennaio a IOM in Gabon. Nelle moto vince Peter Ansel davanti alla Porte Sotelo. Sesto, Angelo Cavandoli, pilota del team Yamaha Chesterfield, confermatosi come la più autentica speranza italiana nei Rai. Tra le auto, vittoria di Vatanen, che precede Weber e Valdegar. Soltanto ventunesima la Mitsubishi di Oriol, vittima di un'uscita di strada senza conseguenze. Il francese resta comunque leader della classifica. Una pista lunga e veloce, immersa nella foresta equatoriale, porta la carovana della Le Cap a Franceville, una cittadina al confine con il Congo. È la penultima tappa prima del riposo a Pointe Noire. La prova speciale di 619 km è velocissima. Gli ultimi 40 si percorrono addirittura su asfalto. Vince Charbonnel, che precede Morales e Wagner, staccati di 2 minuti. La generale vede ancora in testa Peter Ansel, seguito da vicino dall'americano Laporte, più staccati gli altri. Nelle auto, tre Citroën ai primi 3 posti con l'Artig primo, seguito da Vatanen e Valdegar. Le Mitsubishi corrono ormai solo per la vittoria finale. Finisce tragicamente la tappa Franceville-Pointe Noire. Il pilota del team Yamaha Chesterfield, vincitore della Parigi-Dakar nel 1989 e 2 volte campione del mondo d'enduro, si scontra frontalmente con una delle macchine dell'assistenza e a nulla valgono gli immediati soccorsi. La sua squadra abbandona la gara in segno di lutto.